sono stato colto alla sprovvista. Non mi sarei mai aspettato una situazione come quella che si è venuta a rivelare nella sua drammaticità. Dal film catastrofico, che appunto pensavo fosse materia esclusiva del cinema e delle fantasie degli autori. E invece me lo sono trovato tutto attorno a me. Il virus era reale e ancora lo è. Notizie dalla Cina di un anno fa che qualcuno della classe dirigente ha preso la leggera. L'escalation quotidiana con bollettini quasi da guerra, le televisioni ribalzavano tutte le ore. Gli schieramenti tra chi negava e chi enfatizzava. Le affermazioni contraddittorie degli esperti. Su tutto, la sensazione di impreparazione ad affrontare il virus che stava diventando pandemico. Ho vissuto il turbinio da sovrainformazione di quei primi mesi con un'alternanza di spinte e pensieri diversi, cercando e tentando di vivere al meglio le mie giornate senza farmi atterrire da quanto stava accadendo e contemporaneamente utilizzando le precauzioni dettate dalle normative e dal buon senso, senza espormi stupidamente a rischio di essere contagiato. Sono stato attento e vigile, o forse solamente fortunato. Voglio credere, senza voler mettere in dubbio la medicina, che una buona dose di ottimismo mi abbia aiutato a vivere un'esperienza per certi versi difficile. L'attenzione da parte mia mi abbia risparmiato il contatto col virus, che comunque lo stesso non abbia manifestato la sua virulenza come, purtroppo, di tante persone che hanno sofferto e hanno perso la vita. L'ottimismo è guardare all'oggi con l'orizzonte vicino del domani. E l'oggi è rappresentato dall'avvio della vaccinazione. E il domani vicino, quel domani che già si può intravedere, è l'immunizzazione di massa. Ma l'ottimismo non deve mancare di una voce critica. E mi auguro che la classe politica mondiale appronti dei piani efficaci ed efficienti per meglio contrastare il prossimo virus pericoloso per l'uomo, che potrebbe nascere tra 1 o 100 anni.